Buonasera da Masterchef, bentornati ancora in diretta come ogni sera al nostro appuntamento quotidiano che tanto vi piace, tanto gradite con la nostra cucina. Masterchef, il nostro numero ve lo ricordo, 0961 7177 603. Intervenite anche questa sera, mi raccomando, vi ricordo in apertura anche il nostro sito www.mchef.tv dove trovate già tutte le ricette fino a ieri sera e da domani troverete anche quelle di questa sera che ci proporranno tra poco gli amici che vi sto per presentare. Diamo il benvenuto questa sera ad un ristorante di un paese che a me sta molto a cuore, che è Santa Caterina sullo Ionio, il ristorante Excalibur. Buonasera, buonasera ai signori che sono con noi, è gestito dai fratelli Rudi, che saluto. Innanzitutto iniziamo buonasera dallo chef che vedete qui accanto a me, il signor Maurizio Rudi. Buonasera Maurizio, no, sì, Maurizio. No, Giuseppe. Giuseppe, ah, Giuseppe, Maurizio chi è? Lui, già ho fatto confusione, però siamo rimasti in famiglia. Sì, sì. Bene, non ho sbagliato di molto, buonasera, buonasera quindi a Giuseppe, che è uno degli chef, e dall'altra parte abbiamo l'altro chef che è invece Antonio Vasile. Buonasera ad Antonio, buonasera. Benvenuto anche a te, tu non sei di Santa Caterina? No, Monasterace. Monasterace, quindi salutiamo anche Monasterace che ci seguono, seguono in molti da lì devo dire. E salutiamo ovviamente Maurizio Rudi, buonasera Maurizio, buonasera, e benvenuto. E abbiamo anche una bella signorina questa sera che fa parte dello staff ed è Sabina Carioti, buonasera, che viene da? Sant'Andrea. Sant'Andrea, quindi abbiamo un po' la rappresentanza dei paesini tutti vicini della zona. L'altro fratello Rudi che fa parte del gruppo è il signor Nicola Rudi che è qui con noi. Buonasera Nicola. Buonasera a tutti. E benvenuto. E insieme a noi ci sono anche Gianfranco e Albert. Buonasera. Buonasera. A proposito di cibo, gli spaghetti mango. Quindi ci sta, era d'obbligo la vostra presenza questa sera, grazie a voi per essere qui. E dall'altra parte salutiamo altri amici che rimarranno con noi per la serata, nella prima e nella seconda parte, Roberto e Gerry Gallucci, buonasera, buonasera e benvenuti. Grazie. E un altro amico dello staff, sempre dell'Excalibur, abbiamo Domenico Criniti. Buonasera Domenico, benvenuto anche a te. Allora, questa sera quindi altri chef vi presentiamo, sono veramente bravi, alti livelli, e inizio proprio chiedendo al nostro amico Giuseppe, sì, Giuseppe Rudi, con che cosa iniziamo questa sera? Che cosa prepariamo per i nostri amici da casa? Cosa facciamo vedere? Questa sera abbiamo proposto tutto a base di pesce, cercando di rielaborare delle ricette tipiche nostre. Okay. Partiremo con un antipasto, un tortino di pesce. Ok, il tortino l'avete chiamato di reartù, è un tortino di reartù. Allora, noi magari intanto mandiamo in sovraimpressione gli ingredienti, così ci puoi spiegare ovviamente quello che serve. Il tortino di reartù, grazie regia. Dimmi Giuseppe. Allora, gli ingredienti ce l'abbiamo da quell'altra parte però. Ok, ovviamente è tutto a disposizione, a nostra disposizione. Andiamo da questa parte, ok. Allora, il tortino viene fatto degli stampi di alluminio, praticamente viene imburrato, poi passato nel pane profumato, che del pane è aggiustato con del prezzemolo, del sale, del pepe nero. Poi praticamente di dentro viene riempito con del baccalà che noi soffriggeremo, lo infariniamo nella farina poi, e dopo vengono aggiunti dei gamberi sgusciati, freschi. Alla fine verrà messo al forno a gratinare e poi guarnito con questa macedonia di verdure, con dei peperoni, delle zucchine saltate in padella. Ho capito, bene. Allora, noi intanto stiamo vedendo in sovraimpressione questi ingredienti che ci dice gentilmente Giuseppe, quindi abbiamo 400 grammi di baccalà spugnato di salato. Spugnato di salato, okay. Sì. 400 grammi di gamberi sgusciati freschi. Questi. Sì. Poi la panura. La panura questa. Ok, con che cosa è fatta? Questa è del pane profumato, è una panura aggiustata con dell'olio. Prezzemolo anche. Prezzemolo, sale. E pepe nero. Ok, e poi ovviamente sale e olio quanto basta, e poi questi. Poi questa macedonia che viene per guarnire il piatto. Ok, possiamo iniziare, che dici sì, Giuseppe? Sì. Ok, prego, ovviamente siete in due, collaborate tra di voi, e abbiamo quindi questa sera gli amici che ci faranno vedere la preparazione di questi piatti, che sono Vasile, Antonio e Giuseppe, giusto? Ok. Imburriamo per bene gli stampi. Hai sciolto il burro quindi? Sì, ce l'avevo in forno. Ah, ok.
Questa è Sabina, guardate quanto è bella Sabina. Ti stanno vedendo, questo tuo bel sorriso. I nostri amici che vedete dietro di noi fanno parte del servizio, gestiscono la direzione della sala, vero Maurizio? Certo. Quindi voi ovviamente curate tutto nei minimi dettagli, state attenti che vada tutto bene, quindi anche questa sera ovviamente controllano la situazione a MasterChef. Pronto? Buonasera. Buonasera signora. Io sono da Catanzaro, mi chiamo Francesca. Benvenuta Francesca. Allora, io volevo un'informazione, siccome vado ogni sera sul sito. Sì, signora. Però non mi dà le ricette, si blocca. Guardi, non so, probabilmente questo è un problema del suo computer, perché io le posso dire che lo controllo quotidianamente, quindi so che comunque le ricette ci sono. Sì, essere ci sono, però non me le dà. Forse, non so se lei si ferma solo alla prima pagina, signora, sono più di 30 ricette, quindi dovrebbe proseguire. In basso alla pagina c'è una freccetta, sì. Quindi se lei clicca su quella freccetta le darà la pagina successiva al sito, ha capito? Va benissimo, okay. La ringrazio gentilissima. Grazie a lei, signora, buonasera. Buonasera. E allora, intanto vediamo il nostro amico, i nostri amici così indaffarati all'opera, hanno infarinato questi contenitori di alluminio. Cioè, questa è la panura. Prima imburrati, ecco. E poi vengono passati nella panura. Questa panura che è formata da pane fresco, mm-hmm. del prezzemolo, come sì. dell'aglio, del pepe nero. Ok. Questo procedimento vale per qualsiasi gratinatura di qualsiasi prodotto. Ah, si può adattare, che quindi. Uno noi lo facciamo col vuole rielaborare, non lo stiamo facendo col pesce, però si può fare con delle verdure, con qualsiasi cosa. Ho capito. Anche perché è un modo per presentare il prodotto diverso. Certo, anche l'occhio vuole la l'occhio sua parte. Vuole la sua parte. Quindi. In cucina si parla anche di arte, quindi. C'è un'altra telefonata, pronto? Maria Pia, ciao, sei stata di parola. Eh sì. Brava, sono contenta, ieri mi avevi promesso di richiamarmi. Sì. Cosa hai mangiato poi ieri? Non ho preso tanto tempo per prendere la linea, Hai visto? Siamo stati celeri stasera, sono contenta. Cosa ti stava preparando la mamma ieri sera poi? Dimmi. Ieri sera mi stava preparando la cotoletta e le patate al forno. Buona! Sì. Tutte e due, bene. Stasera cosa mangi? Non lo so. Ah, ancora la sorpresa, Vale. Allora domani io ti aspetto, mi aggiorni anche domani? Sì, sì. Ok, ormai l'appuntamento è quotidiano, Maria Pia. Va bene. Guarda, il nostro amico, te lo faccio dire da lui che cosa sta preparando, Giuseppe. Stiamo preparando dei tortini, si chiama Re Artù. È una cosa particolare. È una cosa particolare. Vedi? Col baccalà. È fatto con del baccalà e del gambero rosso sgusciato. Il sushi? E perché no? Guarda, magari ci attrezzeremo, Maria Pia, e faremo anche il sushi. Vuoi venire a mangiarlo, ad assaggiarlo da noi? Va bene. Comunque ti ringrazio, Maria Pia, ti aspetto domani sera, va bene? Okay, grazie. Ciao. Pronto? Ciao. Luccia, buonasera. Addirittura ce l'hai fatta, la nostra amica di Reggio Calabria, Archi. Grazie da parte loro, sì, ovviamente. Grazie. Ah sì, com'è venuta? Buonissima. Oh, sono contenta, la nostra torta al cioccolato. Infatti, l'hai fatta a tua figlia? Sì, a mia nipote. Ah, tua nipote anche, ho capito. Bene, sono contenta, Nuccia. Ti vedo bellissima stasera. Grazie, guarda che belli loro invece, guarda. Sì, sì. Va bene. Sì, prego, Nuccia. A tutti i tuoi ospiti. Grazie. Ai cuochi. Grazie. Alla signora Maria. Sì. A Stefano. Sì. Alla signora Marotta. Come no, ci sta seguendo. E a Luigi. Va benissimo, i nostri fedelissimi. Sì, sì. Va bene. E a tutti quelli che chiamano. Ok, Nuccia, ti ringrazio. Ciao, grazie. E intanto c'è il nostro amico Antonio, grazie, che sta preparando i gamberetti. Sì. A parte, quindi, i gamberetti sgusciati. Si chiama i gamberetti. Con che cosa? Cosa hai messo alla base? Olio? Olio, aglio, prezzemolo, li facciamo soffriggere. Ok. Buoni, i gamberetti, mi piacciono tanto. Pronto?
Pronto?